Buonasera e bentornati sul canale di Economia Italia e sul canale del dottor Eleganzia. Buonasera, buonasera, buonasera Giulio e buonasera ovviamente a tutti quelli che si stanno seguendo sia adesso in diretta sia in differita. Ciao Giulio, come stai? Benone, ciao Umberto, grazie dell'invito. Sempre un piacere tornare qua. Ma figurati, sempre un piacere per me ascoltarti, anche perché oggi credo tu abbia da dire tante cose che probabilmente non tanti sanno. Io qualcosina so, grazie ai nostri piccoli Incontri. incontri. No, non volevo dire incontri perché incontro ce n'è stato uno. Vabbè, Diciamocelo però dai, chiaramente. fuori online tanti. Incontro fisico uno, è Online vero. tanti. Online tanti, Online però dai. tanti. Contro fisico uno e io speravo che l'effetto fotocamera ti ringiovanisse così tanto, ma effettivamente dal vivo sei ancora più giovane. E mi fai sentire vecchio nonostante tu stia andando verso i 40 anni e io invece stia andando verso i 27. Sì, però guarda, lo dicevo l'altro giorno a un amico che mi faceva lo stesso complimento, grazie, per carità. Dicevo, guarda, il discorso è questo: la storia della mia vita è stata la seguente. Io praticamente a 16 anni ne dimostravo 9, con le conseguenze per quanto riguarda le interazioni sociali che puoi immaginare. Per cui adesso sta arrivando un po', tra virgolette, come posso dire, la rivincita e il riscatto, ecco, dopo tanti anni Potremmo di dirci anche sofferenza. questo. Beh, devo dire che però anche tua moglie è molto molto giovane. Cioè, sembra molto molto giovane, Sì, lo so. Cioè, si porta ci molto deve bene. essere qualcosa del, non lo so, dei geni. Non ti ho mai chiesto se hai dei figli, Giulio, ma immagino di no. No. Ok, ma No, no. probabilmente usciranno dei figli estremamente, estremamente giovani. Vedremo, Ti vedremo. Se li faranno un faremo, film. se li No, faremo. non lo so. Quando vuoi donare il DNA alla scienza? No, Ok. cioè, Sto perché scherzando, devi secondo me il brizzolarti i capelli per forza. segreto, non lo so, magari il segreto del non invecchiare è contenuto nel tuo DNA. Speriamo. Comunque sia, no, 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 cioè, vedendoti, poi ci rincontreremo tra, non so, 40 anni e diremo se è vero. Comunque sia, io stasera ti ho chiamato perché sto cercando di fare un giro di interviste. Che in verità è nato a seguito di un format che ha ideato parlare geopolitica o parlare digitale. Insomma, sul web è conosciuto in entrambi i modi. Un ragazzo con cui ho tenuto una serie di live sul CV, ok? Quindi su come realizzare un curriculum, che ogni tanto fa ancora live, circa una volta a settimana, una volta ogni due, in cui cerchiamo di dare dei consigli pratici alle persone che ci seguono. E molti ci chiedevano anche di intervistare qualcuno, di dare qualche feedback su come hanno fatto, eccetera, eccetera. Un po', per comprendere, insomma, cosa le varie facoltà ci possono portare a fare. E tu sei un caso estremamente particolare, perché prima di tutto appartieni a un mondo STEM, molto ambito dai ragazzi italiani, cioè la medicina. In secondo luogo, a un certo punto hai detto: Senti, Italia, mi hai rotto il cazzo e emigro. Quindi, diciamo due temi belli grossi che vorrei trattare con te e vorrei partire proprio dall'inizio, cioè perché hai scelto di fare medicina? Cioè, cosa ti ha spinto? Allora, guarda, in realtà è una storia molto noiosa e molto personale. Cioè, la storia molto noiosa e molto A personale è noi piacciono questa. le cose noiose e il martedì sera anche personali. Personale, ok. No, la storia personale è questa, che allora, a casa mia non ci sono medici, l'unico medico era mio nonno. Mio nonno da parte di padre, che è stato un personaggio con una storia incredibile. Ecco, quella è una storia veramente divertente. Ti posso raccontare degli aneddoti incredibili, che è uno che era un libero pensatore, direi abbastanza di area liberale, però poi andò a combattere in guerra perché sentiva, sai, all'epoca era un appena laureato, si laureò nel 42 e andò al fronte in Africa. All'epoca sentiva il dovere di combattere per l'Italia. Era un'altra generazione, sai, e non ho mai capito se abbia fatto una gigantesca cretinata da questo punto di vista o no. Comunque, poi tornò per fortuna e divenne insegnante anatomia all'Università di Roma. Poi mise a fare attività privata, mise su un bel giro. E mi ricordo che praticamente io gattonavo nello studio di mio nonno da piccolo. Un ricordo molto vivido, mi piaceva tantissimo mio nonno quando ero piccolo e mi piacevano, e cominciavo a leggere i suoi libri quando, letteralmente quando avevo 5-6 anni.
non capivo il 90% delle cose che leggevo dei libri di medicina, questo deve essere chiaro, però mi infervoravo a guardare le figure, per esempio, dell'anatomia e di questa roba qua. Dopodiché, mio nonno poverino è morto, morì a 73-74 anni, Girolamo, di un cancraccio, un sarcoma, una cosa anche abbastanza rara. Ma io già allora avevo deciso che era una figura talmente inspirational, come dicono qua, che volevo seguire le sue orme, per cui decisi che volevo fare il medico. E per qualche stranissimo motivo questa volontà non mi ha mai abbandonato, quindi alla fine poi ho fatto ovviamente il liceo, poi ho passato il liceo, mi sono iscritto all'università, ho passato il test, per fortuna, e così. Questa sostanzialmente è la mia storia. Poi vabbè, ero sempre appassionato di scienza fin da bambino, leggevo tantissimo, tutto quello che riuscivo a capire, ovviamente, biologia in particolare, evoluzionismo, qualsiasi cosa, veramente. L'unica cosa che mi riusciva un po' difficile era la matematica, che studiai benino, ma era, diciamo, andava un po' peggio. Quello fu anche l'altro motivo, quindi, per cui rimasi su medicina. Se perché... posso, vai, dimmi. Era meglio fare le redox che gli integrali. Esatto, esattamente. No, ma in realtà, ecco, per esempio, analisi mi piaceva tantissimo. Infatti, analisi fu uno dei pochi ambiti in cui presi bei voti al liceo. Gli altri erano terribili, però analisi mi piaceva tantissimo. Quindi, quindi una grande passione trasmessa, se vuoi, anche dal nonno, sotto certi aspetti, sì. E una passione anche per una materia. Probabilmente anche un professore che ti ha fatto appassionare alla materia, o no, non c'entrava niente. Quando mi sono iscritto a medicina, poi ho avuto due o tre professori molto... Ok, no, io parlavo al liceo. Prima hai fatto il liceo. No, onestamente no. Era proprio una cosa che piaceva a me. Ho avuto amici con cui ho condiviso queste passioni, ma professori... Bravi professori, cioè, ho avuto ottimi professori, però non nello specifico mi hanno fatto appassionare in medicina, ecco. Ho capito. E quindi poi dopo sei andato a medicina e soprattutto, ecco, cerchiamo di spiegare anche questa cosa di medicina, che probabilmente non tanti sanno, cioè... Quanto è lungo questo percorso? Perché non è il più semplice nel mondo a intraprendere. No. Anche a livello di tempi proprio. No, esatto. Allora, credo che la laurea sia rimasta uguale. Io non sono in Italia da 10 anni. Però quando l'ho fatta io, parliamo degli anni 2000, dei primi anni 2000, primissimi. Io mi sono iscritto nel 2001 e mi sono laureato nel 2007. Erano 6 anni. Il percorso consiste nel fare un test d'ingresso che credo che adesso sia a livello nazionale. In realtà era a livello nazionale anche quando l'ho fatto io, ma credo ci fossero delle micro differenze regionali, adesso non ricordo bene onestamente, perché è una facoltà a numero chiuso. Dopodiché ci sono una quantità di esami variabili fra i 30 e i 50. Okay. Io praticamente, se li consideri accorpati, in tutta la facoltà sono stati 36 esami. Se consideri il fatto che alcuni erano divisi, erano 56 in realtà, perché per esempio patologia c'era patologia 1, 2 e 3, farmacologia c'era farmacologia 1 e 2, anatomia c'erano 3 esami di anatomia, quello finale era quello che certificava poi l'esame completo, per capirci. Quindi se sbagliavi, non so, il terzo... Devi ricominciare da zero. No, dovevi rifare il terzo. Okay. Cioè, il discorso è che i due erano certificati, però non passavi anatomia fino a che non avevi passato il terzo. Questo era il discorso. Cioè, non avevi sul libretto il certificato anatomia finché non avevi passato il terzo. Ogni università si organizza in maniera leggermente diversa da questo punto di vista, questo sono sicuro. Però più o meno fanno tutte queste, fanno moduli, no? E niente, dopodiché, alla fine del percorso universitario, discuti una tesi di laurea. Tipicamente devi trovare un relatore dell'area che ti interessa, diciamo all'ultimo anno di medicina, che ti dà uno studio, lo fai, e su quello studio basi la tua tesi di laurea. Se sei particolarmente intraprendente e hai molta iniziativa, almeno quando mi sono laureato io era così, riesci anche a pubblicarlo quello studio, ma devi essere uno che sta veramente sul pezzo, insistere e non darsi per vinto, perché è molto difficile, più che altro per il lato organizzativo interno all'università italiana. La cosa conveniente da fare è scegliere un'area che poi è quella in cui ti specializzerai, perché poi, presa la laurea in medicina, quello è solo il primo passo, perché poi, oggi come oggi, è essenziale una specializzazione per lavorare. Ok, cioè con una laurea in medicina e basta, quindi 6 anni. Sì. Se... vado liscio su tutto. Sì. Cosa potrai fare?
Puoi fare con l'abilitazione, cioè l'iscrizione all'ordine dei medici, puoi Che è un altro fare. esame? È un altro esame, esattamente. Allora, adesso, da quanto ho capito, ripeto, queste sono informazioni ascoltate da terze parti, non mi sono mai non mi sono interessato particolarmente alla cosa, ma posso studiarmela e poi magari, se serve, non lo so, metterlo nei commenti o ne riparliamo. Da quanto ho capito, con il Covid l'hanno tolta questa cosa perché avevano bisogno di personale negli ospedali il più rapidamente possibile. Ma esatto, come scrivono in chat, sostanzialmente puoi fare sostituzioni, guardie mediche e lavorare, diciamo, dei servizi di base, ecco, in cui sei un medico generico che a cui vengono fatte delle referral, quasi una referral, cioè vengono mandati dei pazienti per inquadratura di problematiche di base, capire se il paziente deve andare al pronto soccorso o no. Puoi fare anche microservizi ambulatoriali che ti posso dire, appunto, sostituire un medico di base, fare dei prelievi, cioè, per esempio ci sono degli ambulatori che hanno bisogno di medici per fare prelievi, di personale per fare prelievi, quindi questa roba qua. Però ecco, non puoi esercitare una specifica specializzazione. Nel senso che non puoi fare l'ematologo con la laurea in medicina, anche se hai dato un esame di ematologia, ovviamente. E volevo Via. chiederti anche su un mito, non so quanto sia vero, ma è vero che il medico, una volta uscito dalla laurea in medicina, dopo questi 6 anni, percepisce uno stipendio per poi fare, diciamo, la specialistica? O è Sì. falso, assolutamente falso? No, prendi Ok? uno stipendio in specializzazione, sì, ma devi entrare in specializzazione. Questo. Ok. Devi fare un concorso di specializzazione che appunto quando feci io questo non era nazionale, era locale. Adesso è stato giustamente cambiato, nel senso che era locale ma potevi partecipare da tutta Italia, dovevi fare domanda alla specifica università. Adesso giustamente è stato cambiato per renderlo più equo e praticamente il concorso di specializzazione, anche questo è un numero non chiuso, chiusissimo, e se entri in specializzazione puoi. È una specie di lavoro e training allo stesso tempo, nel senso che lavori in reparto, ma teoricamente la scuola di specializzazione dovrebbe formarti in quella specialità. E qua, diciamo, in Italia vengono un po' nodi al pettine perché questa cosa in realtà non succede. Cioè, succede magari in alcune scuole di specializzazione, non succede in altre. E se posso essere scortese, Certo. a quanto ammonta questo benefit mensile A pochissimo, netto? guarda, c'è qualcuno che chiaramente è interno diciamo, sta facendo questo percorso, lo ha fatto o si è informato, a poco, varia dai 1600 ai 1800 euro al mese, netti, Netti o lordi? sì, netti, Netti. netti, Ok, netti, e cioè. perché lo giudichi poco rispetto alla mediana dei redditi italiani? Ah, questa è un'ottima domanda. Allora, forse per la media dei redditi italiani non è poco, assolutamente, cioè questo non mi permetto di dire, perché il costo della vita in Italia è più basso, sicuramente, quindi sì, probabilmente è adeguato. Diciamo che lo stipendio di specializzazione all'estero è più alto, in molti paesi, Ok. non, ovviamente all'estero non vuol dire nulla, cioè in molti paesi è più alto, sicuramente più alto, Ok, soprattutto perfetto. più progredisci nella carriera, più è alto. Ok, quindi tipo stiamo parlando di cifre, non so, in Inghilterra, visto che tu vivi in Inghilterra. In Inghilterra si va dalle 2600 sterline nette, diciamo intorno all'inizio della specializzazione, alle 4.000 alla fine della specializzazione, nette, nette. Ok. Negli E Stati Uniti è un buon guadagno, è un giusto per ottimo guadagno. intenderci. Se non vivi a Londra è un ottimo guadagno, ma anche se vivi a Londra in realtà è un ottimo guadagno. A Londra il costo della vita è molto alto, quindi non ci rientri tantissimo in realtà. A Londra il costo della vita è proibitivo. Ti basti sapere che solo il trasporto a Londra costa 147 sterline al mese, cioè Ok, solo per un le zone 1 e affitto a 2. Londra quanto sta? Cioè per una stanza, per Per una dire stanza, Milano 500 euro, che più o per meno possiamo dirlo che è l'entry level in buona sostanza. Certo, c'è anche di meglio, nel senso che si riesce a scendere, però la sistemazione è talmente pessima che non... Cioè, oddio, io personalmente non accetterei, però sicuramente c'è qualcuno che è disposto, ecco, a scendere. Però ecco, una stanza personale, quindi non condivisa, a Londra più o meno quanto potrebbe costarmi? Allora, aspetta, stanza personale nel senso tu hai un appartamento con stanza, bagno e cucina, questo dici? No, 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 solo con la stanza. Ma la stanza siamo probabilmente intorno alle 700-800 sterline, una cosa del genere, Ok, in media. vabbè, giustifica comunque il tutto perché se faccio Sì. 1.800 più 7.
così, per non saperne leggere né scrivere, diventa 2005. Se invece vuoi, il problema qual è? Che a Londra, quando vuoi andare sul chip, o ti organizzi con gente che conosci bene, oppure se vuoi andare sul chip rischi di finire in topaie assurde. Per vivere ok, però, cioè nel senso, anche se gli mettessi 700 euro, cioè non arrivo ancora alle 2000, cioè caricandolo tutto come costo, non riesco ancora ad arrivare, quindi direi proprio che ci sono quei 200-300 sterline, euro, a seconda di differenza. Poi vabbè, dovremmo fare il cambio, però mi pare che sia molto più alto in potere d'acquisto. Guarda, te la semplifico ancora di più. Per vivere a Londra con lo... Allora, nel resto dell'Inghilterra in realtà no, effettivamente la vita è più economica. Per vivere a Londra metà dello stipendio se ne va, almeno metà dello stipendio se ne va. E poi ovviamente più progredisci, più cerchi, diciamo, sistemazioni più... Sì, sì, ma stiamo parlando dell'inizio. Comunque mi parlavi di 4.000 sterline conclusive, cioè, quindi cioè, insomma... No, sono buoni stipendi, però metà dello stipendio a Londra se ne va, proprio sicuro. Certo. Anche il cibo costa molto di più. Proprio andare al supermercato paghi di più che in Italia. Certo. Molto di più. Certo. No, anche a Milano comunque il supermercato costa una marea in più. Cioè, prendere quattro cazzatine all'Esselunga ti comunque 20 euro. Vabbè, questi sono prezzi poi di fino a febbraio-marzo del 21, quindi onestamente non so com'è che sono oggi. Però ecco, io essendo che ho vissuto sia a Milano, sia a Bergamo, sia in provincia di Bergamo, posso dirti che ci sono ampie differenze di prezzo, magari sono minuscole sul singolo prodotto, ma poi sulla spesa complessiva della settimana incidono particolarmente. Ma detto questo, che poi magari torniamo sul tema Londra, io volevo seguire anche un pochino filologico e poi ci siamo un po' addentrati già nelle differenze, ecco. Cioè, cosa ti ha fatto scegliere di andare su neurochirurgia? Cioè, cos'è che ti ha spinto? Anche perché io ho visto la tua mano ferma ed è impressionante. Posso dirlo? Cioè, guarda, fun fact. Per chi ci segue, eravamo a Villa con Dulmer, no, l'anno scorso, più o meno. Vabbè, non era questo periodo, ma era giugno comunque del 21. E niente, una delle... Cioè, la prima sera, proprio venerdì sera, a giugno, la prima domanda, fammi vedere la tua mano ferma. Cioè, sembrava il gioco della serata. Probabilmente era per l'alcol che avevamo assunto. Io ne avevo bevuto pochissimo, ufficialmente, quindi... Ok. Ho una professionalità da mantenere. Tra l'altro adesso ho smesso... Lo sai, qualche mese che ho smesso completamente... Io bevo già pochissimo di mio, ma... Ho smesso completamente, è qualche mese che ho deciso di tagliare completamente. Allora, neurochirurgia, perché? Perché del corpo umano la cosa che mi interessava di più era il sistema nervoso. Quasi da subito in realtà, e perché volevo fare qualcosa che fosse un pochino di più manuale rispetto alle altre specializzazioni mediche, quindi mi piaceva la chirurgia. E quindi in realtà quando poi ho iniziato la facoltà di medicina, ho cominciato a fare le rotazioni nei vari reparti, sono stato a chirurgia generale tanto tempo, e mi piaceva, devo dire, mi piaceva moltissimo la chirurgia generale, mi piaceva anche la microchirurgia plastica. La chirurgia plastica, fra l'altro, la gente pensa soltanto a seni da rifare, ma una chirurgia in realtà, è soprattutto la ricostruttiva, è estremamente precisa ed elegante. Però ecco, la neurochirurgia alla fine era quella che mi piaceva di più per questo motivo, perché coniugava il mio interesse per le neuroscienze al fatto che ero interessato alla chirurgia, e quindi alla fine ho deciso, cioè quasi da subito ho deciso che avrei voluto fare quello, ecco. Molto certo. Banalmente, non è, anche questo non è particolarmente divertente come storia. No, ok, quindi sei partito in quarta e via. E il percorso quant'è che è durato? Allora, tantissimo, è ancora in atto in realtà, perché la cosa che ai ragazzi non viene detta purtroppo è questo, che allora, innanzitutto questo è un po' un problema in generale, secondo me, della formazione in Italia. Mm-hmm. E cioè che la gente prende un pezzo di carta ed è convinta sostanzialmente di aver concluso, diciamo, il suo percorso di studi a livello proprio di vita, mentre secondo me soprattutto se uno vuole diventare un'eccellenza nella sua professione, lo studio continua sempre, non c'è un momento in cui smetti di studiare, soprattutto appunto nelle discipline STEM poi in particolare. Ma in realtà sarebbe una buona igiene di vita, questa è la mia opinione personale, sarebbe una buona igiene di vita per tutti. Il percorso della chirurgia poi è particolarmente lungo, perché io ho fatto la specializzazione in Italia, ma della quale non ero affatto contento.
E non ho nessuno perché? Da rimproverare. È perché la specializzazione in Italia, io ne ho parlato in varie live e ne riparleremo in maniera più approfondita. Adesso poi in particolare stiamo passando un momentaccio, ma non era tanto meglio quando la feci io. Il problema è che c'è stata una programmazione sbagliata, a mio parere, negli ultimi 30 anni a livello proprio nazionale, della richiesta e della necessità di chirurghi sul territorio. Per cui si sono formate troppe cattedre che non servivano, si sono prese troppe persone che non servivano, non si è fatta nessuna attenzione a strutturare il training per i chirurghi in una maniera seria, in modo che la gente uscisse dalla scuola di specializzazione e sapesse operare. Si è creato un sistema verticistico in cui gli specializzandi sostanzialmente fanno scartoffie e passano cotonini al primario durante gli interventi. Ok. E chi è fortunato, io sono stato un po' più fortunato degli altri, può farsi le ossa, diciamo, sulla traumatologia e sull'emergenza, che significa che sostanzialmente impari a operare di notte, ma non è assolutamente una formazione adeguata. Per cui me ne andai all'Italia, poi appunto ho fatto una fellowship a New York, dove cominciai veramente a capire quanto pessima era la situazione in Italia, questo durante la specializzazione, infatti quella fu veramente un'esperienza illuminante. Quindi finita la specializzazione in Italia me ne andai senza rancori, però dicendo: ragazzi, io non ho intenzione di mettermi a lavorare così perché non mi sento pronto e non credo che nessuno lo sia con la specializzazione in Italia, voglio imparare di più. Per cui feci un rapido sondaggio, tra virgolette, serve una rapida ricerca di i paesi dove sarei potuto andare, coniugando un po' vita personale, il fatto che avevo la famiglia in Italia e peculiarità del training, eccetera eccetera, ho deciso di andare nel Regno Unito. Canada, Australia sarebbero stati, e Nuova Zelanda sarebbero state altre opzioni ugualmente valide comunque. Poi all'epoca c'era il vantaggio che la specializzazione e la laurea erano riconosciute, quindi potevo lavorare previa iscrizione all'Ordine dei Medici Inglese, cosa che feci. In America era tutto molto più complicato. Mi chiedono dalla chat se poi hai scelto di fare un PhD. Sì, in realtà lo sto facendo. Ah, lo stai facendo ancora? Okay. Sì, questo perché la pandemia l'ha rallentato molto. Questa è una cosa che in realtà fino a poco tempo fa non avevo piacere a dire, ma ormai whatever. Okay. perché un PhD può diventare facilmente un PhD fallito, soprattutto fuori dall'Italia, perché il PhD, questa è un'altra problematica. PhD fuori dall'Italia, nel mio ambito, è una cosa molto impegnativa. Ok. Vabbè, poi se vuoi ne parliamo. E quindi niente, cominciai a lavorare in Scozia per mi presero in Scozia come primo posto, in Aberdeen per la precisione, e lavorai lì per un paio d'anni e... È un bel posto, cioè... bellissimo. Okay. Poi dipende da cosa intendi, cioè cosa intendi con bello, ma non lo so, se ti piaceva in buona sostanza, cioè il centro era nel fantastico. Senso, una persona, tu sei mica di Roma, se non erro. Sì. O comunque di quelle zone, ok? Quindi so già che i romani... Mamma mia, Lazio è la zona più bella del mondo, Roma poi, caput mundi. Vabbè, ok, io ho la ragazza che ha vissuto per qualche anno lì, quindi figurati. Conosco perfettamente la retorica e va bene così, cioè, accettiamolo. Ogni momento è buono per dire che il nord fa più schifo di Roma, però sono veramente talmente poche cose che... Ovviamente il polentone che in me sale. Però ecco, volevo chiederti, cioè, se ti sei trovato bene, se questa retorica dell'Italia che è sempre meglio, che si vive meglio, è vera, oppure no, non è vera sta cosa, cioè all'estero c'è tanta bella roba che magari per nostro patriottismo ignoriamo, ecco. Che non è necessariamente un male, ben inteso. Allora, in Italia, diciamo, abbiamo tutta una serie di cose fantastiche che molti paesi del resto del mondo non hanno, ma che sostanzialmente non sono merito nostro. Cioè, infatti non riesco a capire tanto questo campanilismo, nel senso che io non ho una goccia di sangue degli antichi romani neanche a pagare la loro il Reno, cioè la mia famiglia è di origine tedesca da una parte e est europea dall'altra. Ho fatto anche i test genetici, il DNA, per quanto non siano del tutto attendibili, ma... cioè il sole, il mare, i monumenti, tutta questa roba stupenda, io sono innamorato dell'Italia da questo punto di vista, ma è tutta roba che non è che è merito di chi ci vive in questo momento, questo deve essere ben chiaro. Lavorativamente parlando, all'estero si lavora meglio, cioè la mia esperienza con l'estero, sia negli Stati Uniti che qui, è nettamente superiore, perché c'è un'etica lavorativa migliore,
c'è più serietà, c'è meno umertà da tanti punti di vista, e c'è anche un'atmosfera, diciamo, tra virgolette, meno tesa sul posto di lavoro, con tutto che le tensioni ci sono, perché in tutti i posti di lavoro in tutto il mondo ci sono. Quindi in Scozia questa cosa fu uno shock in positivo, nel senso che io parlavo un inglese abbastanza stentato, nel senso che parlavo un inglese americano, okay. E l'inglese del Regno Unito è una lingua europea a tutti gli effetti, è molto più ricca dal punto di vista sia di pronuncia che di vocabolario. Ho avuto 2-3 mesi in cui mi sono sentito un completo idiota, questo per chiunque voglia fare esperienze all'estero è normale. È una fase che si passa, poi di punto in bianco qualcosa fa click e cominciate a essere dentro il sistema prima di quanto l'aspettiate. Ma la cosa che ho notato è che la gente, al contrario di quello che sarebbe successo in Italia se fosse stato un immigrato in Italia, la gente fu estremamente accogliente, estremamente comprensiva. Cominciai a fare le guardie con il collega, meno della mia età, locale a casa, che aveva il telefono acceso anche alle 3 di notte, mi diceva: guarda, se hai dei problemi a tradurre, a operare, a organizzare la sua, chiamami e qualsiasi cosa, non c'è problema. Cosa che in Italia non avrebbe fatto nessuno, onestamente. E, per mentalità, non è neanche cattiveria, ma proprio la gente si comporta in maniera diversa. I miei capi erano carinissimi in Scozia e capirono questa cosa e mi supportarono tantissimo. E letteralmente, praticamente io stetti lì un paio d'anni, feci praticamente il numero di interventi che ho fatto in Italia in 5 anni, con la differenza che quasi tutti quelli che feci in Scozia erano da primo operatore, cioè operai io, non erano da assistente. Quindi questa cosa anche di responsabilità, maturità, crescita personale e consapevolezza dei propri mezzi a quel punto. Assolutamente, che poi sei responsabilizzato ma sei coperto, e questa è la cosa che mi piace tantissimo. Okay. In Italia anche la gente che ti dovrebbe coprire spessissimo se ne lava le mani o trova delle scappatoie. Adesso vi faccio un esempio che penso sia abbastanza comprensibile alla portata di chi non è addetto ai lavori, non voglio peccare di snobismo, assolutamente, semplicemente chi non fa il medico magari queste cose non le sa. Le guardie sono una delle rotture di palle più grosse del nostro lavoro, cioè devi stare in ospedale e devi lavorare. Ora, in Italia, per esempio, lo strutturato, cioè il medico che si è specializzato e sarà assunto, deve stare in ospedale mentre fa la guardia. Questa cosa nel Regno Unito non esiste, e non esiste neanche negli Stati Uniti. È lo specializzando che sta in ospedale. Lo strutturato sta a casa, prende le telefonate, bene quando c'è qualcosa che lo specializzando non si sente in grado di fare. Questa è una responsabilizzazione che i nostri specializzanti, per esempio, non hanno. Cioè il fatto che te devi avere, diciamo, tra virgolette, il come ti posso dire, il padre padrone che ti controlla in ogni movimento, sì, anche quando non è assolutamente necessario. E questo gli specializzanti dal giorno 1, cioè la notte, lo struttura il consultant non sta in ospedale. Questa, certo, è una forma di responsabilizzazione, per esempio. Però al tempo stesso, e questo a me è capitato perché capita a tutti i chirurghi, non assolutamente, capita il caso che stai operando e improvvisamente succede qualcosa di disastroso. Certo. Purtroppo prima o poi, anzi deve capitare, perché se non capita non fai esperienza. Quindi sottinteso te è capitato? Capita a tutti, non c'è un chirurgo, okay, a cui non capita. Il chirurgo che ti dice che non gli è capitato sta mentendo. Non è un chirurgo. Esatto, non può non capitare. Certo. Se vuoi dire, come tutti i lavori. Cioè, non lo so, faccio un esempio, come nel mio lavoro può succedere che, non so, hai preparato tutti i flussi perfetti, no? Hai fatto la revisione, quant'altro, 3 minuti prima della presentazione, mi è successo venerdì, no? Qualcuno decide di lavorare sul server e tutto va out. E quindi tu sei in presentazione con il cliente e il server è giù, no? E tu hai una vergogna enorme. Poi ovvio, dall'altra parte c'è qualcuno che dice: vabbè, non è colpa tua, cioè ci mancherebbe, riorganizziamo e quant'altro. E invece dall'altra parte ci può essere anche una persona che dice: no, tu mi avevi detto che oggi mi presentavi il lavoro, per oggi non è fatto, non me ne frega un cazzo, mo ti faccio il cazzatone. Può succedere, ovviamente, poi dipende sempre anche dal soggetto con cui ci si interfaccia. Nel mio caso non è mai successo prima di ieri, di venerdì, quindi... Cavolo, mi dispiace, spero che te la sei cavata. No, in verità, nel chiacchierare del più del meno,
hanno tirato su per 15 minuti mentre bestemmiavo ad altre persone. Fantastico. Fantastico. È andata così. È andata un po' di culo, quindi l'ho spangata. No, però vai. Finisco subito. Ti dicevo, mi è capitato, perché capita a tutti. Oh, salutiamo Nazza. Grande Nazza, ciao. Uno dei prossimi a essere chiamato. E niente, quello che è successo è che ho chiamato, l'ho strutturato dopo neanche un quarto d'ora stava lì. E mi ha aiutato, quindi insomma non è... Cioè, è un sistema responsabilizzante, ma che ti copre. In Italia ho avuto, diciamo, non sempre, ma spesso delle esperienze abbastanza traumatiche da questo punto di vista. E so di colleghi che ne hanno avute ben peggiori delle mie. Io tutto sommato sono stato fortunato, perché stavo in un centro in cui comunque c'era gente molto responsabile, ma so di... Questa cosa non è garantita dappertutto. Certo. Beh, certo, cioè, i colleghi aiutano. Probabilmente è quello, il fatto di lavorare in team o comunque in strutture mediamente più sovradimensionate, ok? Mm-hmm. Ti permette di avere il collega che può aiutarti in quella precisa fattispecie, perché l'ha già vissuta e quindi può passarti l'expertise. Questo non vuol dire che lo fa lui al posto tuo, ma ti può dare quelle dritte corrette affinché tu non possa fare errori. Da una parte ci deve essere qualcuno che sa recepirle, quelle direttive, dall'altra ci deve essere qualcuno che sa impartirle, ecco. Che è una cosa super banale, l'ho detta con un tono aulico che sembra che abbia detto la verità infusa che nessuno conosce, però è una cosa talmente banale che la gente non ci sta attenta, davvero. Beh, secondo me questo è un problema gigantesco in Italia, in realtà. Cioè, la gente non insegna. La gente in Italia non insegna. Sì. Mi sa che te l'ho detto anche a te il famoso aneddoto: professore, ho avuto questa idea per fare un po' di didattica, il professore ordinario mi risponde, ma io dalla didattica mi sono rotto i coglioni. Ok, sei ordinario, voglio dire, cioè, va bene. Cioè, da questo punto di vista la situazione è radicalmente differente. No, guarda, io ti dico, io ho avuto uno stagista nella mia vita, da libero professionista, cioè adesso quello che faccio io, la mia partita IVA, è capitato di avere appunto uno stagista, vabbè, un amico in fin dei conti, cioè nel tempo poi siamo diventati amici, ragazzo che ha 5 anni meno di me, molto valido, tra l'altro fa parte anche di Economia Italia, che è Alessandro Di Michele, tra l'altro. Ah, grazie. Così, per sì, dirlo. È stato da me per circa un mesetto per il curriculum, per lo stage intracurricolare all'interno dell'università. Ecco, l'approccio al lavoro per lui credo che sia stato estremamente diverso. Lui si aspettava una cosa che si lavorasse tutto il giorno magari in call, tutto il giorno in Zoom, eccetera, eccetera. In verità, primo giorno la mia frase è stata: ecco, questo è quello che devi fare, non devi presentare venerdì, questo è quello che dovresti fare, e gliel'ho fatto vedere, arrangiati, buona sostanza. E così lo dico anche esplicitamente, era un file JSON da elaborare, molto mm-hmm. semplice, per mettere a posto la parte grafica di una dashboard. Quindi in buona sostanza in una settimana doveva imparare cos'era JSON, come funzionava e come scrivere. Ovviamente io gli ho dato poi qualche dritta, tipo ad esempio utilizza Sublime Text per scriverlo meglio, poi importiamolo di qua, verifica due cose, stai attento a questo e via discorrendo. Poi ovviamente sono rimasto disponibile, però si è arrangiato da solo per una settimana e il venerdì mi ha presentato il progetto, che aveva delle diciamo degli errori, però errori formali che si possono mettere a posto in pochissimi secondi, quindi direi soddisfatto. Credo che questo sia un approccio corretto, poi ovvio da traslare sui vari lavori che si devono fare. Sul tuo penso che sia estremamente complesso, cioè una persona sotto i ferri non può aspettare una settimana. Sul mio si procede per step, fondamentalmente. Allora, se il training formale è questo, cominci innanzitutto, un grosso problema che abbiamo in Europa qua e che non c'è negli Stati Uniti è che non abbiamo la dissezione sul cadavere. Però questa sembra cosa una cosa significa? Che negli Stati Uniti c'è chi dona il suo corpo alla scienza e gli studenti di medicina e gli specializzandi possono usufruire di questa opportunità per fare dissezione sul cadavere. Allora, questo è un argomento molto spinoso. Ma dopo che è morta una persona? No, certo. Scusa la domanda stupida. No, certo. Certo, dopo che è morta. Allora, questo è un argomento molto spinoso perché in realtà
è il migliore, poi ne stiamo discutendo fra l'altro anche a livello di società europea e a livello di società inglese, è uno dei migliori metodi per i chirurghi per imparare, però c'è pochissima disponibilità di cadaveri ed è veramente difficile far partire per esempio una campagna pubblica per questo motivo, perché come la fai, come ne parli, cioè quando muori per favore darci il tuo corpo che facciamo le distensioni. Negli Stati Uniti hanno un setting legislativo leggermente differente, c'è cioè un pochino più di disponibilità anche economica. Quindi però teoricamente la formazione come funziona? Quando non c'è tutta questa disponibilità, i corsi ci sono per esempio, però anche là, non voglio annoiarti, si procede per step, cioè quello che succede è tu c'hai lo specializzando appena entrato in specializzazione, si lava tra virgolette, nel senso che sta al tavolo operatorio con te, cosa gli fai fare? La prima, gli fai tenere l'aspiratore, gli fai passare gli strumenti, verso la fine dell'intervento, sotto scrupoloso controllo, gli fai mettere, fai conto, un paio di punti sulla cute. Quando è diventato, repeat per tante volte, quando è diventato bravo a fare quello, gli fai mettere i punti sul muscolo, poi gli fai mettere i punti sulla dura, poi gli fai fare la craniotomia nel caso degli interventi neurochirurgici o l'apertura, sempre così via per tante volte, finché poi non diventa relativamente autonomo su interventi di media difficoltà. Tutto questo va avanti per anni, fino a che poi verso la fine del training, che qua dura 8 anni fra l'altro, in Italia ne dura 5, qua ne dura 8, fai una fellowship su una sottospecializzazione su cui ti vuoi specializzare. Per conto, se sei un chirurgo generale, vuoi sottospecializzarti in tumori al pancreas, che sono estremamente complessi da operare, fai una fellowship solo su quello. Se sei un chirurgo, come sto facendo io, fai una fellowship su tumori cerebrali, per esempio. Ce ne sono tanti di fellowship che puoi fare, c'è vascolare, ce ne sono tanti. Dopodiché, e poi in tutto questo ci sono anche gli esami, che qua sono estremamente più seri che in Italia. Io fra l'altro ho fatto l'esame italiano, ho fatto l'esame europeo, e proprio quest'anno, qualche mese fa, ho passato finalmente l'FRCS, che sarebbe il board di neurochirurgia inglese. E ti dico che quello è stato l'esame più difficile della mia vita. Senza assolutamente colpo ferire, c'è un livello di serietà diverso. Ok, quindi molto step by step. Sì. E invece io vedo, tra l'altro, in chat che ci sono dei ragazzi anche che hanno seguito i tuoi consigli, evidentemente anni fa, e ti chiedono altre cose, ad esempio a seguito della Brexit. Vado a leggere tipo ad esempio il commento di Vittorio che scrive: Giulio, ma ora per via della Brexit è possibile realmente fare percorsi alternativi ad Erasmus per farsi 6-12 mesi in UK? Ho letto di Turing Scheme, ma non sembra applicato molto, spero di averlo letto in modo corretto. Allora, Turing Scheme non lo so, sicuramente questa è una cosa che vale per tutti, cioè in qualsiasi posto al mondo, se voi andate solo a guardare, non c'è motivo per cui non vi prendano. Quindi voi fate una ricerca, vedete quello che vi interessa, medicina, psichiatria, qualsiasi branca medica, chirurgica o meno, vedete qual è il centro che vorreste andare a visitare, dopodiché ci sarà sicuramente un sito, una mail, scrivete e insistete, perché spesso anche fuori dall'Italia c'è gente che non legge le mail, che è una cosa che a me manda al manicomio, è un mio piccolo tratto OCD. Scrivete una mail e dappertutto, senza nessun titolo, da banale studente di medicina, potete andare a fare un observership. Ci possono essere degli step burocratici da fare, ma quello nessuno ve la nega. Il problema è che ovviamente ve la pagate da soli, cioè quello è il discorso, vitto e alloggio non sono pagate, però è un primo step per avvicinarsi a quel tipo di mondo se state facendo l'università in Italia e state pensando di andare all'estero. E la stessa cosa vale per il Regno Unito adesso, post Brexit. Il problema vero post-Brexit è che non so, perché non ho ancora letto le nuove regolamentazioni del GMC, ma credo che ci siano degli step ulteriori da fare per chi adesso ha la laurea italiana, step che prima erano automatici e ora no. Nel senso che non è che la laurea non è riconosciuta, ma ci sono degli step tipo MRCP, che sarebbe un po' l'equivalente dell'Ordine dei Medici italiano, ma non è esattamente così. È un esame, tra virgolette, post-laurea. E una serie di step burocratici per farsi riconoscere la laurea che prima non c'erano. Prima era automatico perché era la laurea europea e adesso non c'è più.
Quindi questo è valutate, perché ovviamente se, tra virgolette, se la difficoltà è equiparabile a quella di Canada, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, magari volete andare da un'altra parte, ecco. Ecco, qua c'è anche qualcuno che chiede qualche consiglio su centri in Italia che ti senti di salvare, no? Cioè, nel senso di, immagino, centri studio, quindi università, immagino, oppure anche ospedali, ma credo che comunque a livello ospedaliero siamo messi abbastanza bene, quindi non credo sia questo il tema. Però ecco, sì, centri universitari, suppongo, vado a parafrasare, perché non è ben chiara la domanda su quali centri, ecco. Allora, guarda, è una domanda molto complicata in realtà, quindi cercherò di non dilungarmi, perché... Tu dov'è che hai studiato, per dire, la Sapienza? Io studio dalla Sapienza, ma ho studiato la Sapienza perché tante cose all'epoca non le sapevo. Ok. Vi confesso, ragazzi, se siete in questa condizione, cioè se siete abbastanza giovani per farlo, io considererei addirittura la possibilità di andare proprio a fare l'università all'estero. È complicato, eh? È complicato, ovviamente c'è uno sforzo economico, logistico, serio, quello che volete, ma se state fra i 16 e i 18 anni, pensateci, perché secondo me la formazione italiana in questo momento è carente. Dopodiché, l'offerta italiana sicuramente non è tutta carente, assolutamente ci sono degli ottimi centri. Il problema che ho con l'Italia è che non c'è un'organizzazione sistemica. E di questo ne parleremo fra l'altro in live su Liberi Oltre. Sto cercando di creare un gruppo di lavoro. Non c'è più un'organizzazione sistemica adeguata fra il pasticcio che è stato fatto con la devolution, alla quale tendenzialmente io, attenzione, ideologicamente non è che sono necessariamente contrario, è che è stata coordinata Cosa male. intendi per devolution? Il fatto che ogni regione praticamente ha un suo, tra virgolette, budget sanitario e si organizza l'offerta sanitaria sul proprio territorio, no? Pasticci che sono stati fatti con devolution e riforme successive che poi sono state complicatissime, nessuno ci capisce più niente. Ripeto, sono state fatte le riforme male, nel senso che il concetto di autonomia regionale io lo condivido, non è che necessariamente non lo condivido. Il problema è che dal punto di vista nazionale serve un minimo di omogeneità, cosa che in questo momento in Italia non c'è. E i centri, diciamo, è più tutto affidato all'autonomia e alla buona qualità e alla buona disponibilità dei singoli, piuttosto che creare dei centri e dei team che funzionino sia a livello di offerta per i pazienti che a livello di offerta universitaria. Questo è il problema che io ho con l'Italia. Ovviamente ci sono delle università di livello, Milano secondo me è buona, Firenze mi dicono che essere molto buona, ovviamente io non l'ho frequentata, però conosco, ho dei colleghi e amici che ci hanno lavorato e studiato. Il Besta di Milano e il Liguarda di Milano sono ottimi centri. Padova è un ottimo centro universitario, Venezia è un ottimo Sì, centro universitario per sì. Io medicina. Padova lo sapevo già su medicina, fosse Esatto. bello spinto. Padova, Bergamo paradossalmente ha una tradizione. Non so se c'è l'università a Bergamo, quello che ti posso dire è che c'è una neurochirurgia e un C'è un otorinolaringologia. distaccamento, c'è un distaccamento poco distante da Bergamo, che però è l'Università di Milano. Ora, non chiedermi quale sia, però so che esiste. C'è una tradizione a Bergamo molto importante, Esatto. probabilmente di aziende ospedaliere, però purtroppo, sai, a Bergamo manca medicina, cioè proprio come città studi, cioè non fa parte dell'offerta formativa dell'Università di Studi di Bergamo, Questo quindi è... è un micro esempio interessante, perché a Bergamo c'è stato per anni uno dei centri più importanti della neurochirurgia, addirittura mondiale, cioè della chirurgia scalvese in particolare. Se non sbaglio, c'era Sanna a Bergamo, che non so se adesso sia andato in pensione. No, Aspetta, no. senti. Sì, no, Sì. pensa anche al nuovo ospedale, è molto avanti. Cioè, proprio come idea di ospedale, proprio senti quando entri che è innovativo. Però sicuramente non possiamo dirci che... Piacenza, scusami, ho sbagliato. Sanna stava a Ok, Piacenza. Piacenza. Comunque era Ok. una delle eccellenze italiane. Però ecco, è tutto a macchia di leopardo, capito che ti voglio dire? Nel senso che c'è Certo. quello che fa l'ematologo bravo là, c'è quello che fa il neurochirurgo bravo là, eccetera, eccetera, ma non c'è quello che si chiama lo standard of care a livello nazionale qui, che fra Sì. l'altro Ok, dovrebbe essere una cosa che indipendentemente dai fondi tutti dovrebbero garantire. tu lo E trovi. Ok. più vai giù, peggio è, ovviamente, perché
purtroppo, questa è una triste realtà, assolutamente non parlo per discriminazione, figurati, è una cosa che mi devasta dentro, però più va giù, e con giù intendo anche a Roma, più le cose peggiorano. Ecco, e invece da expat, tu cosa ne pensi del double degree? Cioè nel senso del fatto di fare un'università italiana, ma magari in lingua inglese, con la possibilità, che ne so, di fare 6-9 mesi all'estero e magari prendere proprio la doppia laurea. Allora, secondo me non è una cattiva idea, bisogna vedere il programma nello specifico come è fatto, nel senso che dipende da quello che vuoi fare. Secondo me tendenzialmente una doppia laurea, nel senso, tu dici una doppia laurea, cioè prendi la laurea in medicina in Italia e in Inghilterra, è della stessa laurea. Certo, sì, okay. Sì. No, non è una cattiva idea, non è una cattiva idea, però a quel punto forse ti conviene direttamente andare all'estero. Questo no, certo, perché... per risparmiare, diciamo, sui costi sotto certi punti di vista. No, sicuramente, però il discorso qual è? È un investimento sul tuo futuro. Cioè io sono un grande fautore dell'estero per questo motivo. Poi a tornare si fa sempre in tempo. Però è un investimento, è un investimento sul tuo futuro quello di andare all'estero. E in questo e momento tu vuoi tornare? Non lo so, ci penserò, vedremo. Al momento no, però non nell'immediato futuro. Però da qui ai prossimi 10 anni, 15 anni, chissà, sai. Tante cose cambiano, ci sono anche questioni personali ovviamente che possono intervenire. Certo. Quindi. Beh, la tua compagna, o tua moglie, scusami, è estera? Perché non te l'ho mai chiesto se no, è inglese. No, mia moglie è di Roma, siamo emigrati insieme, e mia moglie fa la consultant al Guy St. Thomas, che la invidio molto perché ha l'ufficio davanti allo Shard, per lei sta proprio lì, al centro di Londra pieno. Quindi diciamo non c'è una questione, se vuoi, di lei che non vuole allontanarsi dalla famiglia, posto che all'estero questo concetto è estremamente diverso rispetto a quello che viviamo in Italia, però... Diciamo non c'è questo concetto, ma magari c'è un concetto anche di ritornare a casa, sotto certi aspetti. E a tal proposito volevo chiederti, hai mai ricevuto offerte dall'Italia? Cioè che ti mettono nella situazione di volevi pagarmi 4 spicci ora che sono all'estero da, non so, 10 anni, vuoi riempirmi d'oro, sei proprio stupido. Allora, ma il discorso è questo, ti dico la verità. Qua secondo me dovremmo tutti quanti fare un grandissimo bagno di umiltà, e parlo a maggior ragione di me stesso, nel senso che quando sono partito pensavo questa cosa, pensavo ecco vedi imbecilli che state perdendo un giovane professionista volenteroso, appassionato eccetera eccetera, però ti dico una cosa che, e con questo non voglio assolutamente dire che chiunque lavori in Italia sia un cretino, questo deve essere ben chiaro, io ho degli amici che sono stati in specializzazione con me, che nonostante i limiti del servizio italiano stanno facendo delle signore carriere, e so che sono degli eccellenti chirurghi e chirurghe, perché ho anche un paio di colleghe donne, fra l'altro, che hanno fatto un'ottima carriera. Ma il problema è che se io fossi rimasto in Italia, la formazione a livello con cui ce l'ho adesso non l'avrei ricevuta. Per cui il mio valore di mercato, cioè... Capisci che voglio dire? Cioè la dinamica del rientri, adesso vuoi ricoprire d'oro, è anche dovuto al fatto che oggettivamente io adesso ho avuto delle opportunità che tanti colleghi in Italia non hanno avuto. Quindi grazie che il mio valore di mercato è più alto. Ho avuto delle offerte di lavoro, sì, nominali, poi bisogna vedere, perché una cosa è che ti dicono ma dai torna che ci serve qualcuno, perché adesso effettivamente serve gente che sappia operare, poi bisogna vedere nella pratica come va e come decide giustamente che tipo di offerte ti propongono. Ma anche, credo, in prospettiva, cioè nel senso tu adesso magari hai una prospettiva di uscire fuori carriera, non lo so, non voglio sapere quanto è che guadagni, però ha un 20-30% in più rispetto al tuo stipendio attuale. Magari in Italia ti pagherebbero il tuo stipendio attuale più, non so, poco altro, forse magari anche perché cervelli in fuga, rientro, è anche uno sgravio fiscale, dopo certi, sotto certi punti di vista ti può convenire. Ma magari se la proietti qua a 20 anni, quella cosa lì è fortemente svilente sotto certi aspetti. Questa è un'altra cosa. Allora, io non ho scelto medicina per motivi economici, nella maniera più assoluta. Okay. E sono anche dell'idea che chi la sceglie per motivi economici non fa una scelta particolarmente intelligente. Perché è vero, con medicina sicuramente vivi bene, ma con medicina non girerai mai in Ferrari, non avrai mai lo yacht a Porto Ercole, salvo rarissimi casi di gente che ha fatto delle carriere estremamente specifiche, ma sono sempre meno numerosi.
se uno vuole quella roba deve andare in finanza, deve andare in banca, deve fare la roba a Goldman Sachs, a BCG o dove vuole. Detto questo, perché c'è il vantaggio di andare all'estero? Perché con le qualifiche che ho, con la qualifica che ho adesso, cioè l'FRCS, e con il network che ho ora, sostanzialmente ti si apre un universo di opportunità. E no, non è il 30% in più, è il 200% in più che da quei prossimi 10 anni potrei guadagnare, il 300%, in certi posti il 500%. Cioè si alzano degli stipendi che in Italia la gente non vede nemmeno col cannocchiale, neanche con un'ottima attività privata. Perché ci sono tanti posti dove adesso questa roba è richiesta. Quindi nel Regno Unito non tantissimo, devo dire. Nel Regno Unito lo stipendio con tutta l'attività privata no, non arriva a quei livelli. Ma le opportunità che ti offre il Regno Unito, il training nel Regno Unito a livello mondiale, potenzialmente ti danno accesso a quelle cifre, capito? Quindi, certo. Quindi ecco, questo intendo, sì, in Italia questo mercato c'è fino a un certo punto, non c'è, o è estremamente farraginoso, c'è tanta burocrazia, quindi no, non ci sono, cioè non ci sono queste opportunità. È una cosa molto triste, una cosa molto molto triste. E un'altra domanda che volevo farti, però libero qua di non rispondere. Scusami se ti interrompo, perché mi hanno in Medio Oriente, ragazzi, per esempio. Il primo esempio che mi viene in mente è Medio Oriente. Uno va a lavorare in Medio Oriente, in questo momento veramente guadagna una valanga di soldi. Poi è una scelta di vita impegnativa per tante cose, però Dubai, Abu Dhabi, Doha, tutti questi centri cercano specialisti con le qualifiche americane o inglesi come il pane. E non è neanche corretto parlare di stipendi, perché ci sono bonus, cose che sono una roba stellare. Ecco. Wow. Quindi sì, no, questo okay, è il discorso. Sì. Ci sono prezzi estremamente diversi, no? Sì, non è qualcosa paragonabile a altre università, altre facoltà. Tu facevi prima l'esempio di economia, secondo me è anche troppo facile, troppo semplicistico, cioè nel senso gli studenti di economia sono tanti, spesso e volentieri tanti usciti con 110 lode, tanti con le stesse passioni, davvero fatti anche con gli stampini, potremmo dirci, molto stereotipati. E probabilmente anche lì le Big Four o le Big Three o le grandi aziende di consulenza bancaria o comunque i grandi player di settore hanno delle difficoltà a selezionare, diciamo, quello veramente meritevole. Probabilmente un po' anche perché l'università di economia è un po' inflazionata ultimamente, devo dire. Nel senso che nella mia facoltà siamo passati da essere tipo, non so, 200-300 a quasi 1000, mi dice mio fratello che la sta frequentando, e cioè tantissima gente, soprattutto nella zona Milano, Bergamo, Brescia, e quindi probabilmente un pochino più difficile, molto più difficile, molto più complicato, magari, che ne so, andare alla McKinsey, per dire, ok? Mm-hmm. Che già non è, cioè in Italia sì, è top player, però se tipo tu vai all'estero e sei andato alla McKinsey, dici: vabbè, io sono andato a Google, parliamone, probabilmente. È una battuta che già facevano. Però, detto questo, io volevo chiederti un'ultima cosa sul tuo lavoro, no? Perché, diciamo, e l'ho tenuto giusto per ultimo, quindi se vuoi puoi anche non rispondermi, perché è una domanda delicata quella che ti sto per fare. Okay. Non sentirti in obbligo di rispondere, davvero. Però ecco, io, ad esempio, uno dei temi che mi hanno spinto poi a non fare medicina, per chi mi conosce sa che a un certo punto di quarto superiore ho avuto questa idea malsana di diventare radiologo, tra l'altro. Avevo già scelto anche la specialistica, cioè cose assurde. È bella la radiologia, interessante, molto interessante. Sì, sì, perché sapevo far bene le redox, il mio professore di biologia era molto spinto. Fai conto che ci faceva compilare i processi dell'RNA polimerasi a mano. Mazza. Minchia, era un po' pazzo. È notevole. Però questa devo dire, notevole. mica male. Sì, no, ma considera, io feci in terza, se non erro, tutto il ciclo di Krebs con tutti gli enzimi e tutti i processi. Beh, ha avuto un ottimo liceo, eh. Cioè, questa è roba che non insegnano tutti al liceo, non in questi termini soprattutto, quindi ottimo. Sì, sì. No, ma anche, se posso dire così, la parte di chetosi.
quindi non solo il ciclo di Krebs, come si ottengono le ATP, per dire, sono cose che ancora ricordo volendo guardare. E non chiedetemi gli enzimi come si chiamassero, perché no, adesso non è che ho questi problemi. Scinato deidrogenasi e tutta quella roba. Sì, qualcosa del genere. L'ATPasi, eccetera, eccetera. Vai, sì, l'ATPasi c'era sicuro. No? Quella compariva ogni 4 secondi e 2. Tant'è vero che non sapevi se metterla o non metterla. Vabbè, però, a parte le cazzatine, poi io scelsi altre cose e ci sta tutto, anche per, insomma, tutta una serie di motivi, di cambiamenti, eccetera, eccetera. Però ecco, la mia domanda era legata anche al fatto di avere la vita di una persona nelle proprie mani. Perché poi io radiologia non ci avevo mai pensato, perché effettivamente non ce l'hai il più delle volte, penso quasi mai. Però nel tuo lavoro, cioè tu operi su un organo estremamente delicato del corpo umano, e non voglio saperlo, però suppongo che in alcuni casi si sia rischiato anche la vita del paziente in alcune situazioni particolari. Quindi no, non ti farò questa domanda. No, lo puoi fare. Poi c'è, se c'è vuoi, gente, argomenta c'è, pure. Ma c'è gente, però che è morta, come... al tavolo. C'è anche gente che è morta al tavolo. Succede che gente muoia al tavolo. Rarissimo, ma succede. Come fai... Ok, la mia domanda è... Come fai a convivere col fatto che domani ti può capitare, più che altro? Non tanto se è successo, perché forse quando è successo lo puoi anche metabolizzare, ma la paura, ecco, di andare al tavolo e sapere che può succedere, e non è un elemento trascurabile. No, certo. Suppongo. Allora, guarda, il discorso è questo. È sostanzialmente la enorme differenza la fa l'esperienza. Cioè, sai, con l'esperienza cominci a imparare chi è, sostanzialmente, qual è il caso che non è accettabile che abbia delle complicanze serie o che muoia al tavolo, salvo cose rarissime che però sai che vedi una volta su un milione di persone, e sai qual è il caso che invece è ad altissimo rischio. Di casi che sono morti al tavolo ne ho avuti, penso, un paio, ma erano tutti, paradossalmente non ero stressato, perché erano casi che erano disperati, e quindi lo sai, cioè, erano traumi gravissimi. Ci sono stati, il problema ce l'hai, il vero stress sale quando un caso che non dovrebbe avere delle complicanze potenzialmente mortali ce l'ha, e per quanto l'assessment del rischio sia raffinato estremamente di più di come era 50 anni fa, comunque c'è sempre un minimo di imprevedibilità ancora, quello è il problema. E con l'esperienza questa cosa diventa molto più gestibile, molto gestibile. Cioè, io ricordo che avevo un'ansia esistenziale allucinante soprattutto i primi anni della sperimentalizzazione. Adesso diciamo, non è che l'ansia sparisce completamente, però impari, diciamo, a gestirla molto meglio. E niente, quindi ecco, questo è il discorso, questo è il discorso. Cioè, fa parte del tuo lavoro, lo sai. Ecco, questo volevo dirti, la cosa fondamentale, la cosa veramente inaccettabile e che veramente ti lascia un segno è quando ti capita di andare a casa e pensare, rimuginare sul fatto che forse si poteva fare qualcosa diversamente e avrebbe fatto la differenza. Questa cosa, più hai esperienza, più hai visto gli errori degli altri, poi, perché quella è la cosa importante, e meno ti capita, per fortuna. E quindi anche nei casi che vanno male, se sai che hai fatto il 200% e che tutto quello che hai fatto era tecnicamente ineccepibile, hai fatto il possibile. Certamente, certamente. No, quindi... però è una questione estremamente rilevante, credo, e non da tenere in secondo piano, secondo me. Cioè, nel senso, quello che dico io spesso è che quando c'è un concetto di rischio, una volta che tu l'hai diversificato, l'hai assicurato e hai messo tutti i controlli in atto, a un certo punto devi anche accettarlo. E certo, in questo caso c'è un rischio molto molto elevato, ecco, sotto certi aspetti. Quindi anche un risk appetite, potremmo dirci così, giusto per fare una battuta, molto elevato da parte di Giulio. E per quello ritengo che la formazione on the job, no? Potremmo definirla così, sia fondamentale soprattutto in questo lavoro. Però detto ciò, come ultima domanda, poi ti lascerei anche andare, perché è stata fantastica questa oretta, devo dire, ho imparato tantissimo anche su un settore che non conoscevo, però diciamo è fatto anche così questo appuntamento settimanale.
prendo spunto da un'altra domanda della chat che ci ha supportato questa sera, anche alle mie deficienze, giustamente. Cioè, se tu ti sei mai sentito stanco di questo lavoro e sei mai pensato di cambiare carriera, buttarti su qualcos'altro, non so, penso a una persona così che collabora così tanto con Liberi Oltre, magari a un certo punto dice, cazzo, ma io mi sono rotto le palle di fare chirurgia, vado a lavorare, non so, in banca. Bam! Allora, ti dico la verità, sì. Allora, stanco di questo lavoro? Allora, ti spiego. In realtà, non sono stanco del lavoro di per sé. Il lavoro continuo a ritenerlo estremamente interessante, mi piace tantissimo. Sono un po' stanco delle problematiche che ci sono, diciamo, con la medicina di oggi. Tantissima burocrazia, sistemi pubblici che non ti aiutano e ti aiutano sempre meno, sono iperprotettivi dal punto di vista di tutta una serie di figure, diciamo, di contorno, amministrativi e cose del genere, sono zero protettivi su chi ha la responsabilità ultima poi del paziente, quindi medici e infermieri in realtà, perché anche gli infermieri cioè, hanno un ruolo fondamentale e ci vanno di mezzo anche loro, anzi forse più di noi dal punto di vista salariale sicuramente, che è una cosa che trovo vergognosa. Quindi di quello sono stanco, non di operare, non sono nemmeno stanco di avere a che fare con i pazienti, anzi dico la verità che prima dei pazienti avevo quasi paura, no? Quando cominci ovviamente non hai esperienza e anche poca esperienza con le interazioni sociali, hai quasi paura di raffrontarti con persone di qualsiasi estrazione sociale e con qualsiasi profilo psicologico. Adesso invece mi diverto perché mi piace cercare individuare, diciamo, la psicologia della persona che ho davanti dopo le prime due o tre frasi, capire un attimo che tipo di persona è e, diciamo, ci ho imparato a parlare in modo da rassicurarlo ma al tempo stesso, diciamo, indirizzarlo verso la scelta migliore, dargli le opzioni terapeutiche migliori in modo che faccia una scelta autonoma e informata, ecco. Quindi quello mi piace tanto. Non mi piace appunto la parte burocratica, sì, ho pensato di cambiare lavoro e non è del tutto escluso, non in maniera così radicale. Però, per esempio, a me l'Accademia piace molto e ho pensato che in un futuro medio-lungo termine potrei mettermi a fare ricerca nel settore privato, potrei mettermi a fare roba meno stressante da un punto di vista del gestire e diciamo del combattere contro i lumini al vento. Cioè, poi la dettodica da questo punto di vista che ho è infinita. Cioè, due emergenze che arrivano, me la ricorderò sempre, questa è una delle mie notti famose. Due emergenze che arrivano contemporaneamente, le devo portare al tavolo contemporaneamente, nessuno che mi viene ad aiutare, gli infermieri che non vogliono aprire due sale operatorie, discussioni, cazzi, casini, un casino che non ti dico mai. Un'altra, una bambina di 16 anni che arriva con un'emorragia cerebrale, la devo operare alle 3 di notte, la devo portare in sala operatoria. C'è una legge qua per cui serve un kit sterilizzato apposta per tutti quelli nati dopo il 1997, per evitare la contaminazione da malattia di Creutzfeldt-Jakob, cioè che sarebbe la mucca pazza. Quel kit non è disponibile nell'ospedale in cui sto, un altro ospedale del mio trust ce l'ha, ma l'infermiera dell'altro trust non sa dove sia, sbroccata l'infermiera del trust, cioè della roba, guarda, della roba incredibile. Wow. Ovviamente tira giù dal letto il consultant, questa roba. Ecco, questa roba non mi piace, perché se tutto andasse a regime... Cioè, queste sembrano cazzate, ma sono la principale fonte di stress del nostro lavoro. Perché sono quelle cazzate che ti rallentano anche di un'ora, mezz'ora, un'ora, un intervento che devi fare il prima possibile. Poi ovviamente alla fine si risolve sempre tutto, però lo stress lo assorbi, e tanto, cioè è forte. Certo. Quindi certo. Ci vuole un certo, sarebbe da dire, un certo aplomb. Anche per gestirlo, servono delle capacità di team management veramente serie in questo lavoro. Ecco, se uno non ce l'ha, è meglio che uno lo faccia. Soprattutto cioè, la immagino... chirurgia. No, mi immagino in Inghilterra un problema organizzativo di questo tipo. Che volendo guardare, mi verrebbe da dire perché non c'è un inventario fatto come Dio comanda. No, c'è. Sotto certi aspetti, in Italia che neanche c'è la cultura del monitoraggio. Cioè, esatto. In Inghilterra c'è questa cultura, quindi in verità magari c'era stato un errore di, non lo so, nella fase di assessment di quel, non lo so, di quel processo di immagazzinamento, non lo so, cioè tanti problemi possono succedere, non è che il monitoraggio risolve tutto, sbaglia, certo. Anche lui, ben inteso, per tutta una serie di motivi, però mi immagino in Italia che problemi
deve affrontare uno che fa la tua mansione. Questo è uno dei motivi perché me ne sono andato, perché a un certo punto io personalmente l'ho trovato inaccettabile. Bravissimi colleghi da questo punto di vista, e non sono ipocrita, cioè non è una cosa che dico per circostanza, bravissimi colleghi che sono rimasti, io in Italia non ce l'ho fatta. A un certo punto non mi ha retto proprio lo stomaco, ho detto ragazzi, cioè no, perché poi certo. Avevo paura, cioè qua a un certo punto il casino medico legale scoppia e io ci finisco di mezzo senza aver fatto niente, non ci riesco. No, assolutamente, anche questo un altro tema molto importante, qua me lo raccontava mio cugino che è primario, o meglio, penso che sia stato primario, ora probabilmente non lo è più perché ha anche una certa età, cugino di terzo grado in verità alla lontana, quindi ci vediamo una volta ogni 5-6 anni o quando muore qualcuno, che non è proprio divertente, però mi raccontava proprio anche di questa paura di problemi terzi che poi vengono scaricati su di te, perché poi effettivamente tu sei responsabile di quello che succede in sala operatoria, quindi c'è gran poco da fare, ecco. Però ecco, io ti ringrazio Giulio, davvero sei stato fantastico, è stata una chiacchierata molto interessante. Io ovviamente come al solito ringrazio chi è che ci ha seguito fino a quest'ora, ricordo che siamo alla seconda puntata di questo format di cui non ho ancora trovato il nome, vi chiedo scusa davvero, però non saprei proprio come nominarlo, perché vorrei intervistare quanta più gente possibile per raccontare un po' la loro storia, che è normalissima, ben inteso, non stiamo qua a raccontare la storia delle persone super mega famose, ma magari può essere utile per ragazzi che hanno tra ragazzi e ragazze, ragazzu, non vorrei prendere nessuno, ragazzo, che hanno appunto tra i 18, 25, 27 anni e vogliono capire cos'è che ha fatto Tizio per fare poi quella certa cosa lì, sia in Italia che all'estero. Abbiamo già fatto una puntata settimana scorsa con Simone sulla parte di data analytics, eccetera, eccetera, finanza e quant'altro. Sicuramente porterò buon Nazza, che so che ci sta seguendo, sicuramente qualche ospite anche esterno, magari che ho conosciuto e che magari mi va di invitare soltanto così, pur parler. Mi piacerebbe anche proprio approfondire la parte di economia, qualcosa tipo sulla finanza, management, oppure che ne so, tecnica bancaria o economia e commercio, eccetera, eccetera. Secondo me può risultare utile a chi ci segue. E poi, per chiudere e fare la marchetta, vi ricordo che queste puntate vanno, diciamo, in onda martedì alle 9:30, sempre su Twitch, e poi il venerdì alle 17:30 facciamo la rassegna stampa settimanale economica, o meglio, le cose che più mi hanno colpito o che ho approfondito quella settimana, perché non c'avevo evidentemente nient'altro da fare. Quindi seguiteci, perché secondo me sono due appuntamenti pochi, visto che già faccio troppa roba, però molto molto interessanti. Imparo anch'io durante questi appuntamenti e cerco anche di mettermi alla prova sotto certi punti di vista. Quindi grazie davvero Giulio, grazie a voi. Grazie per i complimenti a tutti quanti, fra l'altro, molto carini. Io direi che possiamo augurare la buonanotte a chi ci sta seguendo e lanciare la sigla finale. Ciao a tutti. Se ti piace quello che facciamo, ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione. Ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto. Progetto che ha dei costi. E per far fronte a questi costi, il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one-to-one e altri servizi. Infine, perché manteniamo ciò che promettiamo. Con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti. Basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un